Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon. Ci eravamo fermati qui nello scorso episodio, esattamente davanti a questa domanda. Eravamo stati messi in prigione, esattamente. Siamo degli addestratori duellanti in un gioco simile Pokémon che è finito in prigione, insomma, siamo finiti in prigione. Ma si può? E niente, ci hanno messo in prigione, tra l'altro ha ragione, perché ci siamo infiltrati in una zona in cui non potevamo stare, travestiti da guardie. È stato tutto un po' particolare lo scorso episodio, vi invito ad andarlo a rivedere se non l'avete perso, se l'avete perso. Ma ora iniziamo con questo. È una tazza con dentro un liquido dall'aspetto discutibile. Vuoi berlo? O meglio, dovrei berlo? Diciamo sì! Era disgustoso! Perché l'ho fatto? Niente, mi spiace. Ci sono delle piccole iscrizioni qui. Un attimo, che quello mi sa che è il modo per fuggire. Sì, ossa, ispeziona. Sì, ancora ossa. Ok, ossa, va bene. Mentre qui dovrei controllare l'interno? Vai. Niente di speciale, solo uno spazzolino a forma di Slitherpin già usato. Schifo. Farò un pisolino veloce, un veloce pisolino rigenerante. Comunque non c'è nient'altro da fare. Vai. Ci cura Coromon, immagino questa cosa. Amico, smettila di fare il lavativo, il tuo turno è finito. Davvero? Wow, andiamo a respirare un po' di aria fresca. Questa è Archie, vuoi vedere? E lei è travestita. Non pensare che uscirai mai di qui. Canaglia! Tutto quello che c'è dentro è a prova di quanto, al 100%. Ok, non è Arci. Evidentemente non è Arci. Ma ci hanno lasciato il telefono, davvero? Ciao mamma. Non so se posso parlare qui. Oh, non ci vorrà molto tesoro. Vorrei cantare una canzone per te. Tanti auguri a te, è il nostro compleanno. Spero che tu si stia festeggiando come si deve. Grazie mamma. Ma dovremmo parlare più tardi. Eh? Eppure il compleanno dell'allenatore, va bene. Messaggio ricevuto da Dexter. Diamo un'occhiata. Nel telefono, usa. Dexter, buon compleanno, Glacial. La mamma ha detto che dovevo mettere in pausa il gioco e inviarti un messaggio. Eccolo qui. Un messaggio. Ok, questo invece era per il trasferimento spinner. Dexter è il nostro fratellino minore, ricordiamolo. Dai un'occhiata. C'è scritto. Ti ho fatto guardare. Grazie. Ci sono delle piccole iscrizioni qui, dai un'occhiata. C'è scritto ti ho fatto guardare, ok. Però qui c'è altro. C'è scritto ti ho fatto guardare. Oh. Però stessa cosa. Beh, a questo punto facciamo un altro pisolino. Sì, vai. Cambierà di nuovo guardia. Ehi tu, sveglia, su! Buongiorno, signore. Essere educati non ti salverà dallo stare qui. Sto entrando! Non stare lì, in piedi e contro il muro. Cosa sta... Silenzio! Comunque, la colazione è pronta. Ma è cattivissimo. Perché sei ancora lì? Mangia! Ma scusa? Hai trovato un mela marcia? Ma dai, mela marcia fino al torsolo. Dovrei lanciare la mia mela marcia? Sì. Ehi, perché lo hai fatto? Ebbene, affari tuoi. Ora ti perdi il pasto più importante della giornata. E niente. Facciamo un altro pisolino, vai. Ehi amico, è ora. È arrivato il turno del mattino. Bene, allora fai solo attenzione con questo qui. Sembra essere furbo. Il cielo oggi sembra più azzurro. Eh? Ok. Abbiamo capito, va. Glacial, fai piano. Sono io, Mahmood.
Quando ho saputo della tua situazione, ho fatto del mio meglio per avere un turno qua giù. Ahimè, però, non posso rischiare, quindi dovrò comportarmi come se fossi scappato. Da qui in poi non ci sarà nessuno ad aiutarti. Grazie per tutto l'aiuto. Mi sono riempito le tasche di torte, quindi se le cose dovessero complicarsi, prendi quelle. Ora va, vai amico mio, trova Alon. Che quante torte ci dà? Le torte sono nella mia tasca sinistra, ok? Ora vai, amico. Trova Alon. E l'ha presa, no? Me l'ha data le torte? Oggetti? Perché è importante. Non credo me le abbia date, sinceramente. Ah, forse queste qui? No, non penso. Forse le torte combo mi ha dato? Non ti so dire, sinceramente. Non vi saprei dire. Non posso entrare in questa prigione. Mentre qui sì. Devo stare attento alle guardie lì, eh. Qui cosa c'è? Un baule, frutto fic. Ok. Diamo un'occhiata per eventuali strumenti nascosti. E stiamo attenti alla guardia. Ecco fatto, easy. Poi, volendo, si potrebbe andare qua su. Esatto. Frammento di fenice, bello. E torta PS, fa sempre comodo. Ok, scendiamo, proseguiamo di qui. Qui dentro c'è una torta combo. Ok, niente male. Posso attivare? No, non posso entrare nelle celle. Qui però è un casino perché mo devo sconfiggere questi. Ok. Un criminale! Questa è la mia occasione per ringraziarmi, il capitano delle guardie. Va bene, vediamo un po' come andrà questa battaglia. Moltai? Contro Fiddly? Beh, gli è andata un po' male. Mi è andata un po' male questo Moltai. Addio. Ah, più veloce. Mi ha fatto un pochissimo danno, fortunatamente. Mentre Fiddly prenderà un bel po' di esperienza. Buono così. 1736 di esperienza, non sono per niente male. Otoji. Spettro lui, eh. Usiamo ancora spruzzo. E ha una difesa fisica molto elevata, ricordiamolo. Però non si è tankato il danno. Avrei potuto fare più di un colpo in realtà e batterlo, one shotarlo. Però niente. Non ha voluto farlo, evidentemente. Spruzzo. Non so cosa faccia la maledizione tuttora. Ok, altri punti esperienza. Che manda in campo lui? Ah, Jillish, tipo acqua. Tipo acqua, deve usare graffio. Punture, questo mi farà male. Minchia. È molto efficace, eh. Sostituiamolo immediatamente. Contro lui mandiamo Aroara. Vai. Punture. Questa volta mi ha fatto molto poco. Mi ha paralizzato. Ma dai, ma che culo però. Che palle sta cosa. Dai. Bravo, uso palla di neve così ce lo leviamo dalle palle, Jellish. E addio. Buono così. Aroara al 33, non si evolve, peccato. Fiddly al 33. E ha sbloccato illuminazione, questo è buono. Aumenta attacco e difesa fisica, questo è buonissimo. Togliamo spruzzi. E mettiamo illuminazione. No, abilità, perfetto. Buono così. Guadagniamo un bel po' di soldi. Prendiamo anche questo strumento. Frutto cado. Vabbè, poteva andare meglio, sinceramente. Strumento qui no, ok. Ora direi di prendere questa conquista. Siamo saliti di livello. 4.000 di oro, non si buttano via. E poi diamo una torta a Fiddly. Che è però maledetto, quindi sostituiamolo per un attimo, eh. Andiamo a mettere per primo Buzzer, che deve salire di livello, e andiamo. Il prigioniero deve essere fermato a tutti i costi. Va bene, guardia, con altri tre Coromon.
Lei comanda il campo. Oh, tipo acqua lui, giusto? Tipo, no, tipo terra. Peccato. Peccato, devo usare per forza morso velenoso. E non fargli praticamente nessun danno. Frenetico. Però lui regge. Regge perché ha molta difesa. Il nostro buzzer. E l'abbiamo pure avvelenato. Ok. E Fulmine dovrebbe bastare in realtà ora. Anche se non è molto efficace. Infatti. Vai, manda un Cormon di tipo acqua ora. L'altro ce l'aveva, Dampod. Questo è di tipo terra, giusto? Mannaggia però lui. Squadra, mandiamo Dugterra. Scavatore, va bene, aumenta la sua illusione. No, evasione, sì. Ok, noi gli mandiamo un bel morso velenoso. Non ha colpito, perfetto. Iniziamo male, eh. Vai, morso velenoso. Non ha colpito. Continuiamo male. Questo non è molto efficace, però è stato abbattuto, va bene. Appunto, non può muoversi perché è stato abbattuto. Questa cosa si sta protraendo per troppo tempo, eh. Ok, colpito. Sa che lo avveleni, per favore. Ok, avvelenato, buono. E a questo punto io ne approfitto anche per tirargli un altro morso velenoso. Fargli un po' di danno prima che... Buono, colpo critico. Codardo, la difesa aumenta di molto. Vaffanculo, va. Comunque dicevo, ne approfitto anche per fargli un po' di scippo. Ora che è avvelenato. E non può fare troppo. Vediamo quanto prende da lui. Beh, nemmeno così tanto in realtà. 714. Il frenetico fa male, eh. Facciamo un altro scippo. Ora lui deve riposare, giustamente. Ecco, fatto. E poi lo uccidiamo con un morso, sperando che colpisca. Non ha colpito, mannaggia. Non avrebbe dovuto resettarsi il danno di frenetico? Giusto per capire, si è resettato ora. Diamo l'esperienza a Runarwolf. Con Punta Fantasma. Che se lo butta giù, non gli fa danno. Ma scusa? Ma non gli ha fatto danno. E mi ha pure paralizzato? No, è impazzito, ok. Era uscito che era impazzito. Se lo buttiamo giù con punte fantasma, l'attacco di Runarwolf aumenta di 2. Quindi per il prossimo Coromon, eccolo. Dovrebbe andare benone. Thundrill, evoluzione? Evoluzione di quella merda di prima, sì, è sempre tipo terra. Usiamo punta fantasma con più 2 di attacco, vediamo quanto li facciamo. Niente. Scavatore, aumenta la sua illusione. Devo usargli Voodoo per forza, un attacco speciale. Altrimenti qui non ne usciamo. Ok, buono, non ha fallito. Quanto male gli facciamo? Abbastanza. Altro Voodoo. Ok, frenetico di nuovo. Comunque è assurdo che sia più veloce lui, eh. Che sia più veloce un paguro di Lunarwolf. Altro frenetico, mi farà molto più male, ok. Non ha colpito Voodoo, mannaggia. Devo cambiare squadra, devo cambiare Pokoromon. Mando Fiddly ad assorbire un po' di danno. Ad assorbire questo colpo. Fiddly è una buona difesa, ricordiamolo. E intanto mette anche un umidificatore. Frenetico, dovrebbe tankarlo in teoria. Ok, sì, l'ha tankato. Ed ora spruzzo. E addio. E sono scarsi i nostri Cormon, dovrei tirarli un po' su di livello effettivamente. Ok, 33 per Lunarwolf.
e 2381 per la vittoria. E mo dovrei curarmi, però. Allora, vabbè, in realtà nemmeno così tanto. Cioè, lui ha il frutto, in teoria. Dovrei curare Dalterra. Quello è il punto. Dovrei proprio curare Dalterra. No, non volevo. Niente, battiamo anche lui allora. Ne ha solo due di Cormoran. Chi è che manda? Reptile. Usiamo morso velenoso. Ma non gli facciamo danno. Serve doppio squarcio. Cacchio. Super efficace. Mi ha quasi ucciso. Ok, bravo. Mangia il frutto. Squadra. Devo mandare per forza Fiddly. Che però continua a essere maledetto. Cioè, con i problemi di stato sono davvero sfigatissimo. Tempesta di polvere. Cosa mi fa? Mi sciotta. Ottimo. Ora, Fiddly deve essere più veloce di Careptil. Ah no, che fortunatamente mangia anche un frutto giuba. E se usa spruzzo, abbiamo vinto contro lui. Non ha colpito. Perfetto. Come fanno a reggerlo? Vabbè. Cioè, è fortissimo questo Careptil. Cioè, mi sta facendo dei danni che non stanno né in cielo né in terra. E regge uno spruzzo di Fiddly. Mazzo. Sanguina dalla ferita. Lunarwolf, buono. Cambia. Squadra, vai Lunarwolf. Spera di non morire, altrimenti è un casino. Buono, gli ha abbassato l'attacco. Morsa. Gli sarebbe morso. Che in teoria non sarebbe molto efficace, credo. No, no, no. Mi sono sbagliato, è efficace. Voodoo. Ok, uso ululato. Se Voodoo non fallisce lo dovrebbe shottare. Vediamo, eh. Esatto, shottato. Buono così. Altri punti esperienza. Fiddly ha risvegliato il suo potenziale, velocità e PE. Oh, finalmente! Finalmente si evolve Fiddly. Sono curioso di vedere come diventa. Voglio, diventa un cannone, diventa. Esteticamente non mi piace tantissimo. Uka Claw. Ok. Perlomeno però si è evoluto finalmente. Cioè, almeno quello. Posso tornare a prendere delle torte qui? Me le dai? Cioè, mi hai dato delle torte? Ah, mi ha curato i Coromon, ok. Posso curare i miei Coromon direttamente da lui. Oh, ok, va bene. Va bene allora. No problema. Diamo di nuovo dei frutti Juba ai nostri Coromon. Vai, frutto giuba dai. A Spazer, a Lunarwolf, Uka Claw. E gli altri sono a posto. Andiamo. Qui dentro non posso entrare. Per favore, fateci uscire. Non abbiamo rubato niente. Non posso farti uscire. Ok, proseguiamo, eh. Siamo fuori dalla prigione. Strumentino. Torta PM, va bene. Strumentino. Torta PSM. Ok, proseguiamo. Qui non c'è nulla. Quello è un allenatore, probabilmente sì. Vai. Con tre Coromon. Slither Pin. Ok, dovrebbe essere di tipo normale. Ok. Quindi prendere abbastanza danni da morso velenoso. Oh, shottato. Buono, buono. 32 per Buzzer. Scintilla, tipo terra. Ok, devo mettere in campo Fiddly. Così da anche da fermare la tempesta di sabbia. O meglio, Uka Claw ora si chiama. Vai, Uka Claw.
Sì, esteticamente non mi piace. Confermo. Anche visto da dietro è brutto. Non basta la precisione, no, la velocità. Vabbè, non è un problema. Vai su di spruzzo. Contro scintilla. Due colpi dovrebbero bastare. Esatto. Quasi uno in realtà. Buono così. Fibio? Tipo acqua. Quindi vai. Aruana. Tutto tuo. Nubifragio, non mi dovrebbe fare quasi nulla. E sto aspettando che Aroara si evolva al terzo stadio. Perché sarebbe anche ora. La precisione è diminuita, ma a me basterebbe una palla di neve usata bene per batterti. Nube tossica mi avvelena. Buono, ha hittato. Dovrebbe tirarlo giù in un colpo, in teoria. Buono, fortissimo Aroara. Bene così. Vai. Proseguiamo e... Vabbè, Aroara è avvelenato, ma si riprenderà prima o poi. Allora, proviamo a vedere da quest'altra parte cosa c'è, prima di andare di lì. Non posso lasciare il prezzo. Ok, devo andare per forza da questa parte, va bene. Andiamo. Strumentini? Strumentopoli? Niente. Vamos. Anche qui non c'era nulla, sì, ero già passato di qui. Però ora posso prendere questo strumento che prima non potevo prendere. Senza potente. Buono. Altro allenatore, altra guardia. Ti riporto subito nella tua cella con due Coromon, ne dubito. Il cui primo è Skuldra. Sì, effettivamente dovrei mettere davanti Ukaklow. Perché questi hanno sempre Pokémon tipo terra, oppure fuoco. O acqua. O terra o acqua in realtà. E cosa usa lui? Morfeo. Mi addormenta? Sì. Annientatore, cosa fa? Vediamo se si sveglia subito. Sì, si gode. E si gode. Guardate che danno prende Skuldra. Con un solo spruzzo. Un attacco che può colpire anche 3 volte. Disintegrato. Allora, Magmilus. Oddio, qui è questo, bellissimo. Ed è di tipo fuoco? Beh, mi spiace per te, Spruzzo. Usa morsa, non vuole farmi fuggire. Ma non hai capito che sei tu che sei intrappolato qui con me, non il contrario. Capito, Magmilus? Prende un bordello di punti esperienza, Ukaflow. Va su a manetta, 36. Alla faccia. Non sarà felice. Alon non sarà felice. Ritorneresti per fuori nella tua cella? Ti prego. Dopo, dopo. Che continuiamo. Oh, altro strumento. Tortacombo. Buono. Ora vorrei mettere davanti qualcun altro. Tipo Dugterra. Proviamo. Però no, ci sono un po' come tipo acqua. Mandiamo lui. E battiamo anche questa guardia. Sei tu, guardia 80085, quello che ci ha preso in giro durante l'addestramento. Lui era con noi. Ok. Ehi sì. Oh, che culo. Ah, pensavo di aver messo davanti da terra. Avrei fatto una bella mossa. Allora. Però lui è debole, eh? E niente, terra e squarcio. Usiamo Voodoo. Fulmine 7, questo fa male. Per fortuna ci ha colpito solo una volta. Vediamo chi colpisco con il voodoo. Ah, Sheertooth ho colpito. Con un colpo critico, tra l'altro. Cosa ha fatto? Si è ripristinato qualcosa. Da fulmine 7 mi colpisce 3 volte alla faccia. Altro voodoo. Vediamo se riesco a colpire qualcuno. Ok, sì, questa volta ho colpito. E gli ho fatto parecchio male. Bravo, mangiati il frutto giuba. Altro specialista, va bene. Ora però non dovrebbe, in teoria. Buono, punto fantasma. Colpirmi altre 3 volte, so per dire, perché va bene tutto, però. Ok. Sheertooth.
Tu ti prendi un altro attacco punte fantasma addosso e mi boosti l'attacco di altri due. Ottimo. E niente, quando parte Lunarwolf poi è tremendo, Potere lunare sbloccato? Il Coromon invoca il potere della luna. La potenza aumenta con il livello del Coromon. Ok. Aumenta con il livello del Coromon, cosa vuol dire? Viene sommato a 26? Oppure passa semplicemente ad essere di potenza a livello del Coromon? Perché se viene sommato è una gran bella cosa. Cioè praticamente diventa 60 di potenza ed è speciale. Ed è un attacco magico. Era un attacco spettrale, volevo dire. Con cui posso sostituire Morso, che vabbè, insomma. E tenermi comunque punti. No, comunque posso sostituire punte fantasma. Allora, per adesso non disabilitiamo niente. Perché punte fantasma ora mi serve. Lui però. Vediamo quanto danno fa punte fantasma con un attacco più 4. Hanno un Coromon che ha difesa molto alta. Beh, non è male. Niente, mascelle vendicative, ma distrutto. GG. Mandiamo. D'altronde è Ukaclaw. Qui è l'unico che può fare effettivamente la differenza. Anche perché poi entra, fa uno spruzzetto e disintegra qualsiasi cosa trova davanti. Ecco fatto. Però Lunarwolf forse sale di livello. No, niente. Ok. Proseguiamo. Purtroppo Lunarwolf è stato mandato KO, ci possiamo fare poco. Mettiamo davanti Dugterra e prendiamo questa conquista. Oh! Riscattiamo. Spinner dorati? No, sono spinner sabbia, ok. Proseguiamo. Strumentini? Nemmeno l'ombra. Strumentini qui? No, qui sì, per me sì. Neanche. Peccato, però qui sembra di essere arrivati alla fine. Contro il capo. Torta PSM e... Torta PM. Qualcosa mi dice che sarà un tizio tosto questo da battere. E potrebbe servirmi Lunarwolf. Soprattutto potrebbe servirmi Aroara senza veleno. Quindi, oggetti. Usiamo un po' di quelle torte, va. Torta Detox. Vai, usa. Anche se ne abbiamo solo una. Su Aroara. E proviamo ad andare così. Lasciamo davanti Digmo, sì, lasciamo davanti Dugterra. E proviamo a battere il capitano. Bene bene, se non è il prigioniero. Normalmente mi aspetterei che un prigioniero tenti di scappare verso l'esterno. Eppure eccoti qui, ad addentrarti più in profondità nel palazzo. Perché insisti nel visitare le camere di Alon? Beh, ha a che fare con... Silenzio, era una domanda retorica. Le tue ragioni non contano. Gli ordini sono ordini e le buone guardie eseguono gli ordini. Ti accompagnerò personalmente nella tua cella, dove marcerai per il resto della tua vita. Ok. Sei Coromon? Inizia con Ginx. Alt. Scippo. Vediamo quanto prendo. 2600 a scippo. La tentazione qui è tosta, Ok, finché aumenta solamente la sua probabilità di colpo critico, me ne sbatto e faccio un altro scippo. 2656. Punta fantasma, questo... colpo critico, fa male. Altro scippo, vai. Buono. Altra punta fantasma, va bene. Ed ora proviamo a colpirlo con sabbia mobile. Buon danno e gli ho diminuito anche la velocità. Incubo. Recupera i suoi HP, vero? E mi diminuisce la precisione. Speriamo di colpirlo allora. Buono. Così il suo primo Coromon se ne va. No, backup, ma davvero? Però l'ho confuso. E lui usa concentrazione. E si mangia pure il frutto giuba. Che vergogna di Coromon che sei. Sabbia mobile. Dai, che forse ora va giù. Buono. Addio Ginx. Buono. Shiri Michelle. Tipo acqua. Beh,
se sei di tipo acqua, squadra, Aruara. Sapevo che mi sarebbe servito Aruara in forma non avvelenato. Colpo di cristallo. Colpito due volte e non mi fa un drop. Perfetto. Palla di neve. Vai. Resiste Shimshel, eh? Altro colpo di cristallo. Ah, perché il suo guscio è fatto di cristallo? Allora, useremo un morso gelato per risparmiare almeno un PP. Tanto qui se ne andrà comunque. Shimshel. Buono. Dugterra al 34. Kyraptor. Oddio, chi è questo? Ma è bellissimo. Sarà al terzo stadio di... Sì, infatti. Volevo cambiare Coromon e mandare Uka Claw. Manda. Scontro fra titani questo, eh. Scontro fra titani. Bravo, metti l'umidificatore. Tempesta di polvere. Questo fa male. Perché se non sbaglio è speciale. Ok, no, non fa molto male. Buono. Spruzzo e one shotterò. Dammi la sensazione di shottarlo con un attacco. Ovviamente non con un solo spruzzo, ma con due. Bravo. Bravo. Che soddisfazione shottare un Coromon così forte degli avversari. Ok, Uka Claw ha risvegliato il suo potenziale. Attacco fisico. Velocità. E diamogli un'altra velocità. Vai. Oh, e si evolve finalmente. Terzo stadio, Yaroara. Vediamo se esteticamente sarà bello oppure no. Lo voglio bello cazzuto questo, eh. Bello, mi piace. Bello storso con il collare di ghiaccio. Biralis. Sembra molto Bi-Arctic. Cioè ricorda Bi-Arctic di Pokémon. Crypic tipo ghiaccio. Ok, qua devo cambiare assolutamente. Ghiaccio perde contro è fuoco pesante. Due attacchi che noi non possediamo. Però posso mandare. Vai. Biralis. Oh sì. Permafrost, non mi fa molto. Mentre io posso colpirti con Graffio. Non ti faccio molto nemmeno io, vero? Beh, ci sta, me la collo questa battaglia. Usiamo Vendetta. Ok. Artigli affilati. La pioggia si è fermata. Proviamo con una palla di neve, vediamo quanto danno gli facciamo ora che siamo anche evoluti al terzo stadio. Non è molto efficace, eh? Però gli facciamo un buon danno. Barriera di ghiaccio usa. Ok, usiamo un'altra vendetta. Colpo critico, buono. E perché ha colpito solo una volta però? Merito della barriera di ghiaccio? Oh! Non colpisce più di una volta? Strano. Si è mangiato il frutto cannuli. Infame. Palla di neve. Che lui fa un pisolino. Speriamo di farlo, di abbatterlo. Se non sbaglio con palla di neve si può fare, giusto? È stato abbattuto, appunto, come non detto. Perfetto. E qua mi riposo io, invece. Perfetto. Vai, altra palla di neve, sperando di abbatterlo di nuovo, cosa che non succederà quasi mai. Comunque questo Coromon è potentissimo. Cioè è davvero molto molto resistente. O gli fai degli attacchi super efficaci, o magari speciali, oppure te lo prendi in quel posto, eh. Vendetta. Ok, ora appunto colpisce due volte. Permafrost e useremo un'altra vendetta. Dovremmo chiudere la pratica così. Buono, finalmente. Tra l'altro non dà nemmeno molta esperienza questo Coromon, come vedi. Beh, Uka Claw è al 37, niente male. Moltai. Buono. Uka Claw è di nuovo il tuo turno. Vai. Mina vagante. Non ha colpito, meglio. Spruzzo e addio. Questo basta anche solo un colpo, sicuro. Appunto. Biarlis. Birealis.
ha svelato il suo potenziale. Beh, direi di tirargli su le difese. Vai. Oh. Proprio lui? Tocca a te, Dugterra, allora. Bitty Bolt. Di cui non abbiamo ancora visto l'evoluzione, tra l'altro. Bomba. Ah, ok, questo sì, che si toglie tutti i piedi e fa un attacco che comunque è il mio Dugterra. Tranquillamente, si tanca ed era pure un brutto colpo. Vabbè, può essere usato in combo effettivamente con un frutto mul quella cosa. Però non usiamo sabbie mobili e addio Bitty Bolt. Perfetto. E l'abbiamo battuto. No! Minchia, abbiamo preso tipo 14, più di 14.000, forse 15.000 di gold solamente con questa lotta. No, è impossibile. Non solo ho deluso Alon, ho deluso tutta Darudik. Ah, siamo entrati subito. Ehi, aspetta, mascalzone. Cosa sta succedendo qui? Non ho mai visto la camera di Alon in questo stato. Sembra una foresta pluviale qui dentro. Aiuto! Aiuto qui! Sembrava la voce di Alon. Mio signore, lasci che la sleghi. Finalmente. Signore, chi le ha fatto questo? Non importa chi è stato, darò loro la caccia personalmente. Sono stati loro, quei dannati tizi blu. Ormai sono legato da un po', ma non appena hanno saputo che un prigioniero era scappato, hanno sfruttato l'occasione per andarsene finalmente. Perché sei ancora qui? Voglio che li trovi a tutti i costi. Guarda in ogni angolo del palazzo. Subito. Sì, subito. Ho bisogno di pensare un momento. Devo ricordare quanti più dettagli possibili della mia prigionia. Uno di loro si è travestito da me, mentre gli altri due da guardie. Mi hanno sottomesso con una strana magia, facendomi diventare invisibile e incapace di muovermi. Poi hanno portato tantissime piante strane e le hanno posizionate ovunque. Ma la cosa importante, hanno preso il controllo. Che cosa hanno fatto? Sembra che non manchi nessuno dei miei oggetti di valore. Non ho neanche sentito parlare di una compromissione della mia città. Beh, hanno chiuso il vallone dell'alba. Hanno fatto cosa? Aspetta, come fai a saperlo? Chi sei? Lascia perdere, non importa. Se chiudessero la valle, non è che hanno rubato. Devo andare laggiù. Nella valle, subito! Ok. Ah, c'è teletrasportati lì, dai, bello, così almeno non si perde il ritmo. No, no, no! Lo sapevo, le mie capsule di perforazione sono tutte sparite! Quei ladri hanno rubato le mie capsule di perforazione. L'oro fa fare cose assurde alla gente. Signor Alon, non è l'oro che vogliono. Se fossero stati semplici ladri, perché mai avrebbero lasciato intatta questa quantità di gemme? Che mistero, non cercavano l'oro? Con tutte queste gemme a portata di mano, non riesco a pensare ad altri usi per le capsule di perforazione. Non importa, perché le hanno prese? Le rivoglio e basta. Quelle capsule di perforazione mi sono costate un occhio della testa. Non avrò pace finché non le avrò ritrovate. Se necessario, posso anche chiedere un favore ai miei vecchi amici della Lux Solis. Prima di tutto, però, devo rimettere in sesto la città. Ci sono stanze da ripulire. Indagini da portare avanti. E persone da licenziare. Cazzatissimo. Questo sì che è l'Alon che conosco. Ma ce l'abbiamo fatta, Glacial. Siamo arrivati al vallone dell'alba. Missione completata. Ma basta capsule di perforazione. Credo che io e la squadra dovremmo invece noleggiare quelle scavatrici. Almeno potremo ancora guadagnare qualcosa. Beh, ci attende l'avventura. Forza, ragazzi. Prendiamo delle scavatrici e continuiamo a scavare. E Glacial. Grazie, dal profondo del mio cuore. Ok. Fatta anche questa missione, quindi. Abbiamo liberato Alon. Innanzitutto direi anche di prendere questa conquista. Buono, livellino. Torta. Difesa fisica, ok. E cambiarci i vestiti, perché così facciamo davvero schifo. No, disabilità, ok. Mettiamoci. Disabilità anche l'asciugamano, va? Mettiamoci il gilet blu. Ecco fatto. E qui possiamo parlare al signore.
Sono così felice di poter riprendere a lavorare. Finalmente possiamo riaprire gli scavi. Immagina quante gemme troveremo. Ci citeranno nei libri di storia. Va bene? Quindi siamo effettivamente nel vallone dell'alba ora. Sì, siamo nel vallone dell'alba. Diamo un'occhiata in giro, eh. Potrebbero esserci... Ahia. Strumenti nascosti. Oltre dei cactus. Qui dietro forse è infatti... Ah! Strumento nascosto. Essenza paurosa, ok. E mossa istantanea, venti del deserto. Non male. Dovrei vedere esattamente cosa fa. Ma lo farò magari fuori dall'episodio. Qui possiamo parlare a lui. La mia ultima spedizione. Tra l'altro si chiama Indy. Classico, cioè, palese citazione a Indiana Jones. La mia ultima spedizione attraverso la piramide di Sarte è stata quasi la fine per me. Quel posto è pieno di vecchie trappole meccaniche. Beh, infatti. Non è che magari ti ha inseguito una pietra? Rotolante, magari. Ehi, Glacial, gra ancora grazie per avermi aiutato nel mio piano. La maggior parte delle capsule di perforazione sono andate, quindi siamo passati alle scavatrici. Beh, almeno possiamo ricominciare a lavorare. Perfetto. Strumentino qui. No, strumentino qui. Gemma rossa. Va bene, la possiamo vendere. Esploriamo un po' questa zona. Ho paura che non riavremo mai le altre capsule di perforazione. Potremmo scavare nel tunnel a mano, ma quando avremo finito sarei diventato un manufatto di stessa. Va bene. Questo lo sappiamo. Dovrei passare di qua, Elena. Brava. Giusto per vedere cosa c'è da questa parte. Non ingabbiarmi, eh. Brava. Salve. Se trovi qualche libro scritto con strani simboli, non leggerli ad alta voce. Non sai mai che tipo di antico male potresti evocare. La mummia? Altra citazione? Ok, dai. Bello questo posto. Niente male davvero. E direi che per questo episodio è tutto. Noi nel prossimo entreremo nella piramide di Sarte, dove probabilmente ci attenderà un'altra boss fight. Con un titano. Ma per questo video è tutto. E vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!